troppo spazio stando dritto, se no cominciano a entrare le gambe, soprattutto un giudizio moderno che appena ti metti un attimo in piedi, cominciano a farti i giri sotto, tipo non so se avete mai lottato con Rudy, ti comincia a fare tutti quei giri, cosa, devi stare basso. Stessa cosa, Rudy, ah ma io non riesco a entrare, ci credo, io sto basso. Se mi metto alto tu fai tutti i giri tuoi per un fine basso. Quindi questo è il concetto. Questo vi deve entrare in testa. No, ah, il ginocchio incrociato. Il ginocchio incrociato quello è. Le prese quelle so, le opzioni quelle sono. Poi tu vedi, dici, ah, mazza, quello fa il ginocchio incrociato proprio diverso. No, quello si sposta in un modo diverso, ma il ginocchio incrociato è sempre quello. Quando ti fanno i raspadi, viene sul bici, quelli sono. Per questo io dico, non vedere le tecniche, tipo quelle vai a vedere su YouTube, 2000, minchia, quello fa 2000 opzioni, non è 2000 opzioni. Sono movimenti diversi, è il modo di muoversi che lo fa entrare da varie angolazioni, che tutte sembra che un altro la spada, invece è sempre la stessa cosa. Quindi si ragiona su concetti, non si ragiona su tecniche. Io ho 20 anni di giudizio in Brasile, tecniche non parate una trentina. E lui ci faceva vedere, lui si è allenato, lo sa, l'ha visto come ci è venuto pure Daniele, l'ha visto Riccardino come fa. Lavora sui concetti, lui che cos'è che ti fa? Passa la guardia. E lui che sai che ci faceva fare? Ok ragazzi, facciamo un lavoro di passaggio di guardia, faceva vedere come lui si equilibrava sopra la guardia, trovare l'equilibrio. Perché se tu trovi l'equilibrio senza farti raspare, poi i passaggi vengono. Oh, ma l'ha fatto vedere sì o no 10 passaggi in 20 anni. Però il modo come stare sopra una guardia, come evitare, stessa cosa da sotto, ma l'ha fatto vedere veramente, senza scherzare, 10 raspato. Ok, l'altro l'abbiamo dovuto studiare, ma non è che l'abbiamo studiato, ci sono venuti tramite concetti. Non è questa la sequenza, mi porta in guardia, controllo l'impeto, perché la cellula ti porterà sempre a cannone, blocco, controllo l'impeto, stabilizzo, faccio le mie prese, metto il peso giusto, mi equilibro e passo. Cioè, sai quanti step ci sono prima di iniziare a passare? Perché lui ti porta, tu vai e voli, perché non hai pensato agli step prima. Ed è tutto il posizionamento, vieni qua. Quando io entro su di lui, sto qua che lui inizia a fare guardia, sto qua con lui, lui inizia a fare guardia, vai, guardia, sto qua, oh qua, vedi, sto qua, vedi, oh, boom, ci sono, posiziono, vedi, sto sempre basso, mi tolgo qua, mi posiziono, passo. E vedi che sto sempre basso, lui non riesce a mettere le gambe, se io faccio questo, poi con Fabietto c'ha le gambe forti, è bravo, inizia a fargli questo per passare, lui, cioè, qua fa tutto quello che vuole, mi strappa la presa, potrebbe anche tirarmi qua, vedi. Perché se vedete io sto basso, non è che sto basso così, vedi, guarda come sta alzando, vedi, allarga, qua, vedi, qua, basso, vedi, piede scacciapiede, e vado a passare. Qua controllo, vedi, ecco, io la parte, sempre la parte sotto che devo controllare, vedi, quando sto, guarda che posizione sto qua, io non so, guarda il piede dove sta, io stessi qua, a parte che Fabio è forte là mi spinge, quindi è sempre questa parte sotto che controllo, o col piede o con la mano, qua, questo, vedi, questo, anche quando sto passando è qua, non è qua, perché questo, tu, esatto, è proprio una questione di adduttore, l'adduttore è forte, se gli abbassi il polpaccio non riesce più a spingere. Quando loro quella della riva, voi avete visto? Io non sto qua, ok? Sto qua con lui, abbasso, apro, oh. Guardate dov'è? Sempre quello. Vedi qua, vedi che mi sta mantenendo a distanza. Boh, torno sempre alla stessa posizione, qua. Questo, questo qua. Non qua, qua. Ok, poi si lavora tutto in base al ginocchio. Il ginocchio sono troppo chiuso, vado a smesciare. Se sta molto aperto, boom, vado ad incrociare, se mi dà la possibilità.
ragazzi, secondo giorno di camp, oggi stiamo facendo un lavoro sui passaggi di guardia e di mezza guardia, passaggio incrociato. Abbiamo fatto, diciamo, una buona alternativa a quello che ha fatto Luca ieri, che ha lavorato sul long step, cioè sul passaggio di guardia passando dall'altro lato. E long step no, il back step. E abbiamo visto un passaggio, un stile di passaggio che piace a me, lavorando con della riva, base bassa per andare a incrociare il ginocchio, un passaggio conosciuto come knee cut, knee slides, come lo chiamano in vari modi. Adesso faremo lavoro tecnico, è quasi finito, e tra un po' faremo lo specifico, vari specifici su dettagliati sul tipo di passaggio, per far capire come ci si muove e come ci posiziona. Sto lavorando più su concetti che su tecniche. Lavoriamo il concetto bene, poi le tecniche, facendo il concetto in modo giusto, capendolo in modo giusto, entreranno senza bisogno che vi faccia vedere troppe cose. Quindi tra poco cominceremo specifico e poi sparring. Allora, impostazione. Innanzitutto, come vado a posizionarmi di guardia? Diciamo che l'avversario non è difficile che ti faccia già andare immediatamente in questa posizione. Generalmente l'avversario tenderà a schiacciarti, sempre quello che vuole fare. Tu vuoi mettere i ganci dentro, l'avversario tenderà sempre a fare questo lavoro qua, ok? Se ti vede che sei pronto già per impostare il lavoro di guardia sicuro. Che tu levi l'avversario da questa posizione. Innanzitutto i ganci devono stare sempre attaccati. Se io sto morbido, lui sente, prende, fa salti, gira e te lo perde. Salta, ti viene in laterale. Quindi devo stare sempre con i ganci attivi, piede a martello e attaccato a lui, in modo che se salta lo seguo con i ganci. Adesso non vado a abbracciare sopra, ma devo togliermi il peso di Fabio da sopra, dal petto. Che faccio qua? Comincio a mettere la mano sulla spalla e il mio avambraccio sul mento per forzarlo in qua. Vedi, faccio tutto simultaneo, boom, e mi comincio a posizionare. Da qua lui cercherà di toccare, di prendermi la mano, cercherà di nascondere. Io devo andare a cercare, ok? Devo cercare qua, se lui prende qua meglio ancora, boom. Quando vado è questo, vedi? Devo tirare e adesso carico e porto dall'altro lato. Quindi devo esagerare per postargli laterale. Qualsiasi cosa succede, mi alzo con una levantata tecnica. Se sto troppo dritto, vieni. Se sta troppo dritto, senza uscire, vieni. Se sta molto qua, in questo modo, io sono libero di andarmene, ok? Sono libero di girarlo. Oggi abbiamo avuto la fortuna di ospitare qua nella nostra struttura il secondo camp di Italian BJJ con due grandi ospiti che non hanno molto bisogno di essere presentati, Luca Nacoreta e Alessandro Tomei. Credo che ci sia stata un'ottima risposta, tanti ragazzi che sono venuti a trovarci da fuori, anche da molto lontano. Penso che sia il fulcro un po' di questo momento per noi, in quanto abbiamo bisogno di unire la forza di tante accademie per fare un pochino il salto di qualità, perché lottare soltanto sempre con le stesse persone, con gli stessi compagni, probabilmente ci vizia un pochettino, mentre invece grazie a questi incontri che abbiamo la fortuna di poter ospitare nelle nostre accademie in giro per l'Italia, abbiamo la possibilità di unire un pochettino le forze e di migliorare tutti quanti insieme.